Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nella mia reazione ai convocati di Mancini. Infatti Mancini ha fatto la sua lista convocati, l'ho presa per la prima volta in questo momento, io non ho la più pallida idea, ve lo dico, di quali siano i convocati di Mancini, quindi lo scoprirò adesso insieme a voi. Per le partite, la prima amichevole contro la Moldova, la Moldavia, ecco, la partita di Firenze, poi andremo a Danzig a giocare con la Polonia l'11 di ottobre e poi andremo a giocare con l'Olanda a Bergamo il 14 di ottobre. Quindi insomma cerchiamo di tenere duro, cerchiamo di fare una bella prestazione sia contro la Polonia che contro l'Olanda, ma anche contro la Moldavia, perché da quello che ho capito questi sono punti importantissimi per il ranking. Poi non lamentiamoci se perdiamo queste partite amichevoli del cavolo e poi nel ranking ci capitano Germania e Spagna. Detto questo, guardiamo un attimo la formazione che ha gli 20.000 che ha messo in lista Roberto Mancini. I portieri sono Krain, Donnarumma, Silvestri e Sirigu. Allora, premessa importante: dov'è Meret? Meret non può essere convocato, così come non possono essere convocati tutti i giocatori del Napoli per quella storia della quarantena. Gioca Juve, Napoli, Juve, cazzi e mazzi. I napoletani non possono essere convocati, quindi il Napoli è in quarantena, i napoletani non parte per la nazionale, nessuno parte per la nazionale e quindi i napoletani non fanno parte di questa lista. Detto ciò, si libera il posto di Meret, quindi al suo posto viene portato Krain, si libera il posto di Gollini e al suo posto viene portato Silvestri. Ora, Krain è già nel giro della nazionale italiana, così come Donnarumma ovviamente, che è il super titolare, e Sirigu che è il vice. Quello che mi stupisce è Silvestri. Sono contento perché Silvestri secondo me ha lavorato veramente tanto in questi anni per arrivare dove è arrivato. A Verona quest'anno ha fatto molto bene, quindi sono molto molto contento della convocazione di Silvestri. Passiamo adesso ai difensori centrali. Leggo tra i difensori centrali Acerbi, giustissimo, penso che chiunque possa confermare che la convocazione di Acerbi è quantomeno doverosa. Bonucci ci sta, sicuramente ci sarà anche Chiellini. Eccolo, Chiellini ci sta, ci mancherebbe altro. Raga, Bonucci, Chiellini, Acerbi e Romagnoli sono giocatori imprescindibili per questa nazionale. Ora dovrei trovarlo. Ah no, Romagnoli è rotto, quindi non può essere convocato, però nel caso in cui non fosse rotto sarebbe stato convocato. C'è Mancini, che ci sta Mancini, io già ve l'ho detto, nel senso, a me Mancini non dispiace per niente. In nazionale potrebbe far bene, a Roma fa bene, anche se poi abbiamo una difesa a 3, quindi anche qua andrebbe valutato magari in modo diverso, però Mancini ci sta. E poi il quinto è Ogbonna. Qualcuno dirà sì, scusami, ma perché Ogbonna? So che Ogbonna ha fatto tirare un Cristo e una Madonna più o meno a tutti quanti, però devo dire che Ogbonna ultimamente post lockdown con la maglia del West Ham sta facendo veramente veramente bene, quindi credo che la convocazione per Ogbonna, per Angelo Ogbonna, sia una premiazione, un premio per il calciatore che comunque si sta impegnando tanto, quindi tanto di cappello per lui e complimenti. Qualcuno dirà, perché già lo so che dirà, sicca ma Bastoni non meritavano una convocazione, sicca ma Lovato che sta facendo bene con il Verona non meritava una convocazione. A parte che Lovato, da quello che ho capito, si è rotto e quindi tornerà direttamente a Verona, ma Lovato, Gabbia e Bastoni erano convocati in nazionale under 21, richiesti espressamente dalla nazionale under 21, proprio per questo non figuravano tra i convocati di Mancini, perché erano stati convocati da Nicolato, quindi nel senso, questa è la spiegazione, altrimenti sicuramente Bastoni sarebbe probabilmente figurato al posto di Ogbonna o al posto di Mancini, quindi credo che insomma la situazione sia questa. Invece credo che Gabbia in generale non l'avrebbero ancora convocato perché non pronto. Comunque Romagnoli a parte di questo giro, ma adesso è indisponibile. Per quanto riguarda le fasce, c'è Biraghi, ci sta, io continuerò a ripetervelo ragazzi, Biraghi è un giocatore che alla nazionale italiana può servire. Quando giocava alla Fiorentina, perché giocava alla Fiorentina al tempo prima di andare all'Inter e rischiare di rovinarsi, Cristiano Biraghi era un giocatore fantastico che sapeva crossare, ogni tanto sbagliava anche, ma vabbè, che era una presenza fissa e che era molto molto importante per la spinta sulle fasce della squadra di Firenze. Proprio per questo Biraghi in nazionale io sinceramente nella lista lo vedo anche abbastanza bene. C'è D'Ambrosio, ci sta, D'Ambrosio tra l'altro giocatore molto duttile, può giocare ovunque, quindi va bene portarlo. C'è Palmieri, che ve lo dico a fare, Palmieri credo sia uno degli indiscussi della nostra nazionale. C'è Florenzi, che adesso gioca al Paris Saint Germain, tra l'altro gioca titolare, quindi anche per Florenzi alzo le mani, ma soprattutto sono molto molto contento perché c'è a sinistra Spinazzola, che finalmente si sta riconoscendo la qualità di questo, le qualità si stanno riconoscendo di questo fantastico giocatore che può fare sia il terzino destro che il terzino sinistro e che secondo me è formidabile. Ma soprattutto c'è Manuel Lazzari, che se ve lo dico io da romanista, state ma sentì, gliel'avevo fatta per anni, abbiamo mascherato questa non convocazione di Manuel Lazzari come però non è un terzino. Raga, ma Spinazzola è un terzino, ma Emerson Palmieri è un terzino, D'Ambrosio ci ha giocato terzino ma adesso non gioca terzino, Biraghi gioca terzino, no, sono tutti giocatori questi, tutti quelli che voti tutta Spinazzola, Biraghi passando per Palmieri
e Florenzi, mo Florenzi gioca a 4. In realtà, ecco, Florenzi è l'unico che non è un terzino, gioca da terzino, tutti gli altri giocano esterni di centrocampo. Quindi la convocazione di Manuel Lazzari, a mio modo di vedere, è doverosa. E finalmente lo vediamo in nazionale. Manca ovviamente Di Lorenzo, ma che ve lo dica fa, ovviamente è del Napoli, quindi non è potuto partire. Passiamo ovviamente adesso ai centrocampisti. Importante Sic, ma Tonali in under 21. Quindi Tonali non c'è, è in under 21. Centrocampo, Barella, va bene. Barella, Verratti e Giorginho stanno sempre. Quindi Barella, Giorginho e Verratti, ok. Poi c'è Bonaventura, che per me va bene, nel senso, si sta guadagnando la convocazione a forza di grandi prestazioni. Ha lasciato il Milan, è andato alla Fiorentina, si è ricostruito, si è ricreato, e per me merita la convocazione. Castrovilli, se non lo convocava, penso che lo sarebbero andati tutti a picchiare. Locatelli ci sta, perché Locatelli ha fatto una grandissima stagione e continua a rimanere a grandi livelli. Così come ci stanno i vari Lorenzo Pellegrini e Stefano Sensi. Diciamo che Sensi ci sta e spero non si rompa. Lorenzo Pellegrini dipende dal ruolo, perché a me mezzala non piace, ve l'ho detto. Per me può fare il trequartista. Per vederlo mezzala, insomma, mi dovrei tipo ubriaca prima. Però vabbè. E poi c'è Brian Cristante. Io continuerò a ripetervi che Cristante, secondo me, di questo passo giocherà all'europeo. Io non lo posso vedere, ma credo che Mancini ami quest'uomo. Tra l'altro, che non fa se manca nulla, Cristante può giocare a centrocampista e appunto, cioè, o davanti alla difesa, o mezzala, o trequartista, o difensore. Cioè, quindi Cristante in qualche modo se lo ritroviamo. Lo dico io, preparate, perché Cristante in qualche modo se lo ritroviamo. Centrocampo generalmente interessante, perché poi insomma, oltre ai tre titolari che sono Giorginho, Barella e Verratti, comunque abbiamo giocatori di fantasia come può essere Lorenzo Pellegrini, abbiamo giocatori di concretezza come può essere Locatelli, abbiamo giocatori di inserimento come può essere Bonaventura, abbiamo giocatori di merda come può essere Cristante. Quindi alla fine insomma mi sembra una buona duttilità. Passiamo all'attacco. Per quanto riguarda le fasce, abbiamo Berardi, che sì, Berardi, dai, sì, non lo so, nel senso, mi sembra sempre che gli manchi il centesimo per fare l'euro, però la convocazione non è clamorosa. Chiesa ci sta, adesso addirittura se prima veniva convocato, adesso che la Juve convocheranno tutte le settimane, che avete visto con Bernardeschi quanto insistono. Bernardeschi non c'è, tra l'altro, perché è rotto, altrimenti ci sarebbe stato Bernardeschi. E il Sharawi, che aveva provato a tornare in Italia, probabilmente gliel'aveva chiesto Mancini per farsi rivedere, eppure il Sharawi alla fine non si è trovato d'accordo. Io penso, sono quasi sicuro, anzi, che a gennaio verrà a Roma, sono quasi sicuro. Penso che lui abbia chiamato Mancini gli abbia detto: vabbè, guarda, adesso ti convoco, poi però a gennaio viene in Italia, perché c'è bisogno che io ti veda. C'è Grifo, che non capisco sinceramente. Ecco, Grifo è una convocazione che fatico a capire, perché mi sembra che non stia facendo manco troppo bene in Bundesliga, ma magari vado errato io. C'è Orsolini, che per la ripartenza non è che mi abbia fatto impazzire, ecco. E poi c'è le ali ve le ho dette tutte. Ricordatevi che ovviamente i napoletani non possono essere convocati, che molti sono infortunati. Per quanto riguarda i centravanti, ovviamente Pinamonti, Cutrone, Scamacca e Sottil sono in under 21. Davanti abbiamo portato Belotti e Immobile, che ovviamente vengono portati sempre, ci stanno. Ciccio Caputo, sono contentissimo di Ciccio Caputo, meno male, si è lodato chi porta Ciccio Caputo, quindi Roberto Mancini. C'è Ken, io Ken non lo so, nel senso, secondo me è un po' sopravvalutato. Che ha fatto Ken fino adesso? Che ha fatto quel periodo alla Juve? Poi non lo so. E poi Lasagna, che credo che sia un po' il giocatore, quello là, come posso dire, il diamante grezzo di Mancini, quello che Mancini difende con le unghie e con i denti, perché spesso lo convoca, quindi se gli piace a lui io alzo le mani, insomma lui è l'esperto, io non capisco un cazzo. Però Ken non lo so, Ken forse non l'avrei convocato. Ken secondo me doveva cambiare aria, perché all'Everton è che lo veda così bene. Tra l'altro, scusate, perché io sto seguendo la Premier League e la sto seguendo anche in modo abbastanza continuo, però l'Everton, ecco, esatto, ero certo di questa cosa. Scusate, ma Ken l'ultima gara non l'ha giocata, ora non c'è nemmeno in panchina, non so se sia rotto. Quella prima era in panchina fisso e non è mai entrato. Quella prima è entrato 10 minuti, quella prima è entrato un minuto. Perché Ken è in nazionale? Non capisco. È vero che non ne abbiamo molti, però boh, preferisco di gran lunga veramente portare un giocatore che non hai mai portato, ma veramente un giocatore che non, ti giuro, preferisco portare che ne so, non lo so, tra l'altro anche Frabotta è in under 21, mi sono scordato, perché qualcuno chiederà: ma non si può dare spazio a Frabotta? È in under 21. Ecco, avrei preferito portare Soriano, cioè perché Soriano non c'è? Ecco, avrei preferito di gran lunga portare Soriano che di nuovo Ken. Detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, come sempre, invito a lasciare tantissimi piace, in caso contrario un dislike, ma spiegatemi il perché. Grazie, buon shalala come sempre. Ci vediamo in un prossimo video.